E rieccoci, sono in compagnia di un grande amico, vedete un po' di chi si tratta. Buona domenica ad Antonio Tajano. Grazie, grazie, grazie Ciro, buona domenica anche a te e a chi ci segue. Ecco. Hai preso proprio tutto, perché hai preso la mia canzone di successo degli anni 90 e poi il dopo, cosa è accaduto dopo quella canzone, tutte le scene del teatro. Complimenti alla regia che l'ha montato. Al nostro Gianfranco, complimenti. Antonio, ecco, con te io posso parlare di vita, di musica, di teatro. Di che vogliamo parlare? Di fronte ad un monumento come Antonio Ottaiano. Ecco, io inizierei proprio dal teatro. Sì. Antonio Ottaiano, negli anni 90, l'hai detto tu, cantante di successo. Poi arriva un momento in cui tu dici, forse ce l'avevi già dentro sicuramente, no? La fiamma del teatro. Però quando è scattato in te la voglia di... Allora, il teatro nasce in me nel 1976. Ecco. Io sono un attore che canta. Io ho iniziato con il teatro, dalle recite alle sceneggiate, anche di Mario Merola, del grande capo, e poi l'amore, la passione per il canto, divento cantante nell'89. Poi da lì incontro nel percorso il maestro Alfonso Chiarazzo, che l'anno scorso, ahimè, ci ha salutato, e mi dice che sarebbe l'autore di Cento Catene, Svone Spezza, Frevi e Gelosia, Malo Figli, tutti, che ha scritto lui. Mi dice tu devi, e si trovava lui e mio caro amico Gigi Finizio alla Zeus Record. Dice tu devi ritornare al teatro, maestro Gigi, il teatro così, sai, oggi il capello biondo, la ragazzina, tu devi tornare al teatro, mi convincono, faccio prima un disco classico con Bideri, l'edizione musicale Ruosolo Mio, eccetera eccetera, Luciano Villevi e Bideri, e poi prendiamo il Teatro San Nazaro. Dico se devo partire, devo partire alla grande, perché io lì ci andavo da piccolo a vedere Luisa Conte, per me sarebbe stato un traguardo raggiunto. E poi da lì l'amore per il teatro, che adesso posso definirmi un modesto attore che canta e non un cantante che fa l'attore. No, no, sei tutto, a mio parere. Sai, mi hanno fatto pure ballare in un musical, eh? C'è qualcosa in rete che abbiamo fatto. Indifferentemente a tango, e io con la rosa che ballavo. Fu una bella esperienza, perché dovetti fare un paio di mesi di corsi di ballo. Senti, Antonio, la settimana scorsa tu ti sei collegato, parlavamo di pregiudizio, e tu poi sei andato a sceglierti un genere teatrale che ha dato tanto, la sceneggiata, ricordiamo che a Milano impazziscono, per esempio, però a casa nostra siamo i primi ad avere sempre un po'
la puzza sotto il naso? Guarda, io a livello di pubblico non mi posso lamentare, perché comunque fortunatamente riesco sempre a fare anche in netto anticipo il sold out dei miei spettacoli. Però certo, se il pubblico si fosse un attimino avvicinato di più al genere della sceneggiata, anche i giovani, no? La mia è stata una missione. Per esempio, ci sono state delle tesi di laurea su di me e sulla sceneggiata, che poi sono andato anche a leggerle ed è stata una bella emozione. E il mio intento era quello, non solo per i nostalgici, perché il nostalgico di un bella la sceneggiata è tornato un'altra volta, gli la fotta e andiamola a vedere, ma il figlio del nostalgico che sente raccontato dal papà, dalla mamma o dalla nonna della sceneggiata è un vouparlé, ma viverla è diverso. E il mio intento era quello ed è ancora quello di avvicinare i giovani al teatro, alla forma della sceneggiata. Una missione che speriamo tu possa riprendere al più presto, perché siamo fermi già da un anno ormai. No, io sono il secondo anno, ho chiuso un anno e mezzo fa al Teatro Cilea con Dal Re a Me, e da quel giorno non sono capace, non per colpa mia, purtroppo non riesco a stare su un palcoscenico. Com'è per un artista eclettico come te restare fermo tutto questo tempo? Hai progettato, ti sono venute delle idee, c'è stato lo scoraggiamento. Quali sono stati, ecco, i sentimenti che sono prevalsi in questo periodo? Vabbè, a parte il fatto, la voglia di ritornare, quella c'è tutti i giorni. È come se tu, che ti devo dire, non vedi tua mamma o tuo figlio, un amore carnale e passionale da 2 anni, e non vedi l'ora di riabbracciarlo. Poiché il teatro, la mia arte, per me è un amore viscerale, e dunque sto un po' male, e non mi arrendo, perché di sicuro da questa guerra invisibile dobbiamo uscirne. Ci sarebbe da lavorare tanto, ma a mio avviso, non voglio essere il messia che sa, basterebbe non tanto per cercare di equilibrare il mondo intero. Non è che io vorrei, cioè ci sono scienziati che fanno, certo, però delle restrizioni, io per esempio odio, mi arrabbio, mio figlio dice che si può dire mi arrabbio, io credevo di no, invece si può dire, e quando dicono da lunedì c'è la restrizione perché siamo rovinati, allora io mi chiedo, se siamo rovinati, perché da lunedì siamo rovinati? Ora si chiude per un mese intero tutto, non mi puoi chiudere solo il teatro, il ristorante, il bar, e poi mi tieni aperte le poste, la banca, per fare altre operazioni che allo Stato possono interessare. Allora il discorso sarebbe molto lungo. Ok, non ci puoi dare i soldi perché lo Stato italiano non ce li ha. Noi, sono convinto che il popolo italiano, specie quello del meridione, diciamo vabbù, non fa niente, non ci dare niente, ma facci stare bene, dacci una luce in fondo al tunnel. Per darcela cosa devi fare? Fermami con le tasse da pagare, ferma anche chi ha una cambiale, c'è ancora chi le fa, come no, da pagare. Ferma anche se dovesse entrarmi un effetto di assegno in banca che io devo coprire, devo pagare. Ferma tutto, close generale per 30 giorni e poi ripartiamo. Tutto quello che si è lasciato dietro man mano lo recuperiamo. Invece no, oggi chiudo a Pascale, rimane chiudo a Marie, credo che il mio napoletano è quasi internazionale. Assolutamente. Dunque, dire, sì. No, io non sono d'accordo su questo, spero solo di uscirne a testa alta, perché abbiamo bisogno. Hai paura? Sì, sai perché? Io sono un guerriero, ma sul vero senso della parola, io sono molto brigante. Infatti, uno spettacolo che parla proprio di questo. Però, se tu mi dici lì ci sono i leoni, io vado ad affrontare i leoni, pur sapendo di poter morire. Però so che il mio nemico è lì, lo affronto. Ma qui il nemico può essere qui, su questa poltrona. Non lo vedo, è infame, è carogna, non si fa vedere, gioca a nascondino, ti ride in faccia ma non lo vedi, e può beccarti da un momento all'altro. Dunque è una guerra invisibile. Che
Speriamo di uscirne quanto prima. Tu stai girando un film, mi racconti? Sì, Aria 47. Che è prossima alla chiusura, quindi all'uscita, giusto? Si deve registrare il finale, se tutto va bene doveva registrarsi, c'era l'appuntamento sul set il 15 marzo, ma credo che verrà rimandato perché adesso la campagna è diventata zona rossa. Poi ho sentito dire zona arancione chiaro, zona arancione scuce, ma... Cioè, ma che cioè io non lo so, veramente, mi devi credere. Non lo so nemmeno io, credimi. No, perché ci sono persone che stanno... Io prima sentivo tuo fratello quando parlava di una bambina, una vostra nipote, che non riesce ad avere più socialità con altri bambini, sta crescendo con un qualcosa che a noi bambini, quando eravamo bambini, è servito tantissimo, no? Cioè, io non riesco a capire a che gioco sta giocando il governo per tutto quello che ci sta accadendo. Io veramente non riesco a capirlo, perché se non si muore di Covid, ci sono persone che stanno entrando in uno stato di depressione. Ci sono persone, è capitato a me personalmente di andare in ospedale che non mi sono sentito bene, e la prima cosa che mi hanno chiesto un'ora di interrogazione a dire: ah, avete il Covid, avete la febbre, siete stati nei paesi qua, ma a me mi fa male in petto, io credo di avere altro. Mi hanno misurato la pressione nel parcheggio dell'ospedale, i medici di famiglia che dicono: signor, per telefono vi posso dire cosa vi dovete prendere, perché allo studio non potete venire e io a casa vostra neanche. E allora è drammatica la situazione. È drammatica, io veramente non lo so se c'è qualcuno che possa risolvere questo problema. Draga, fa una mandragata, vedi che devi fare. Vedi che fa. Parliamo di cose belle. Il tuo personaggio da un certo punto viene, no, molto spesso accostato a quello che è stato anche uno degli incontri che è avvenuto nell'arco della tua lunga carriera, Mario Merola, no? Un ricordo di Mario Merola. Io ricordo di esistere grazie a Mario Merola. Mazza. Stop. Hai detto tutto. No, c'è una vita da raccontare che in una battuta di 30 secondi non basta, e sarebbe sminuire tutto quello che ho vissuto con lui. Bello. Lui mi ha insegnato i tempi, lui mi ha insegnato la maschera, che è una cosa difficile, la maschera. Lui faceva dei cenni e diceva, quando io facevo: maestro, ma la maschera che cos'è? E lui diceva a casa sua, rideva, faceva... Questa è la maschera. Hai capito? Mi diceva che tu da un momento all'altro devi cambiare espressione, la mimica e poi i tempi. Lui mi ha insegnato a capire quando il pubblico si sta stancando di sentirti. Bello. 30 secondi prima li devi lasciare. Mi viene in mente, io ho avuto un maestro che tu conosci molto bene e molto spesso ci diceva proprio questo, che è Raimondo Salvetti. Oh, Raimondo ha lavorato con me, Raimondo. Lo so bene, lo saluto, anzi, da un Raimondo, po' che non lo sento. Un caro amico di famiglia, il figlio Massimo, lavora con me da tanti anni. Grandi amici miei. Io l'ho scritturato nel lavoro. Hai ricomposto la coppia, Maria del Monte e Raimondo Salvetti. I figli sono pezzi coro, ricomposto Maria del Monte e Raimondo. Io spero che tu possa ritornare presto a teatro. Non dipende da me. Lo so, e ce la dobbiamo mettere tutta. Siamo messi male anche adesso, purtroppo lo dobbiamo dire, la nostra categoria sta subendo delle mazzate proprio... Delle ingiustizie. Ma anche economicamente, purtroppo anche il più forte. Io credevo di essere uno dei forti, guarda, lo dico con molta nonchalance. È tosta. Ce la faremo. È tosta. Senti, domani è la festa delle donne. Perché so domani? Non sono d'accordo. Ecco, lì volevo arrivare, perché tu sei uno che molto, molto spesso pubblichi anche delle cose, no? Anche a favore delle donne. Io amo tutto ciò che è donna. Ecco. Io ironicamente spesso dico che vado d'accordo con tutto ciò che è donna. La lavatrice è donna, ci vado d'accordo. Un frigorifero di meno perché è maschile. La donna domani dovrebbe essere ricordata, non festeggiata. Festeggiata gli altri 364 giorni. La donna è vita, la donna è tutto ciò che ci circonda, la donna. Le donne nella mia vita, io, presunzione a parte, per il lavoro che faccio, ne ho incontrate tante. Qualcuna mi ha
coinvolto qualcuno, mi ha sconvolto qualcuno, addirittura mi ha travolto la vita. Che bello. Nasco da una donna e poi alla fine della nostra vita arriva un'altra donna vestita di nero che, come ti ha dato la vita, cosa quell'altra donna se la prende. Dunque siamo legati a tutto ciò che è donna, la donna femmina, che bella sta, femmina, mi fa impazzire, sa di profumo di rose, femmina, sa di delicatezza, femmina, sa di rispetto, tu devi rispettare tutto ciò che è donna. E quegli uomini che maltrattano le donne, non sto facendo una sceneggiata. No, 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 ma... sono uomini niente. Sono d'accordo con te. E con questo splendido messaggio io devo salutarti perché ci abbiamo poco tempo, ma rimarrei ora a parlare con te. Quando vuoi, e mi chiami, parliamo anche al telefono. Ci prendiamo, abitiamo anche vicino, quindi sì, ci problema. Possiamo anche incontrare al tuo splendido bar, ci prendiamo un caffè molto presto. Grazie ad Antonio Ottaiano e speriamo di ritrovarci presto su un palcoscenico. Buona vita a tutti. Antonio